La guardia giurata, prima parte. Qual è il lavoro della guardia giurata? Prefazione. Questo programma di formazione è stato sviluppato da professionisti certificati per aiutare i dipendenti QHS a comprendere la responsabilità sociale d'impresa. A tal fine, il nostro obiettivo è insegnare loro le competenze di cui hanno bisogno per gestire al meglio la qualità, la salute, la sicurezza e l'ambiente. Miglioramento continuo e sviluppo sostenibile fanno parte dei contesti di sviluppo a cui si rivolge il nostro programma di formazione. Creiamo questi video per dare a tutti i dipendenti gli strumenti e le risorse per avere il pieno controllo su queste aree strategiche. Lezione 1. Definizioni di base. Pericolo. Un pericolo è una qualsiasi fonte o situazione che può essere dannosa a causa di lesioni personali, danni alla salute di persone o animali. Danni alla proprietà o una combinazione di questi elementi. Rischio. Il rischio è la combinazione della probabilità e delle conseguenze del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. R uguale PXC. Sicurezza, safety, è una funzione del sistema di gestione che garantisce prevenzione e protezione contro incidenti, inconvenienti, malattie professionali o burnout. Sicurezza, security, è una funzione del sistema di gestione che garantisce prevenzione e protezione da atti illegali e dannosi. Compito della guardia giurata 1. Verificare lo stato dei sistemi elettronici di sicurezza e protezione e segnalare malfunzionamenti e guasti. 2. Cerca i segni della presenza di un incendio. 3. Attiva l'allarme quando viene rilevato un incendio. 4. Selezionare la modalità di estinzione dell'incendio in base alle caratteristiche dell'incendio. 5. Se possibile, cerca di spegnere il fuoco. Tenere gli spettatori a distanza di sicurezza e includere tutti i dettagli di contatto delle vittime e dei testimoni nel rapporto. 7. Determinare la causa dell'incendio utilizzando tecniche di indagine sugli incidenti. 8. Stabilire un contatto con i clienti e informare dipendenti e manager pertinenti. 9. Controllare le uscite di emergenza e assicurarsi che non vi siano ostacoli che ostruiscono i percorsi e le uscite di emergenza. 10. Attivare il sistema di allarme secondo le istruzioni prescritte. 11. Fornire il primo soccorso in caso di emergenza. 12. Indica le carenze individuate in termini di igiene e sicurezza. Controllare l'uscita dei passanti, l'ISATS. 14. Segnalare errori nell'emissione e restituzione di chiavi e keycard. Registrare. Segnalare irregolarità nell'emissione e restituzione delle chiavi. 15. Assicurati che gli edifici dell'azienda siano puliti e in ordine. 16. Discutere le informazioni sulla missione con i colleghi e informare i responsabili competenti della situazione. 17. Affrontare le carenze individuate in materia di salute e sicurezza come parte della propria responsabilità come responsabile della sicurezza. 18. Segnalare persone che non rispettano le norme igieniche.
19. Partecipare ed eseguire operazioni di soccorso. 20. Mantenere l'equipaggiamento di sicurezza seguendo le istruzioni. 21. Proteggi gli indizi che possono provare la causa di un incidente. Criteri di qualificazione per il personale di sicurezza. Condurre pattugliamenti di sicurezza e antincendio. 2. Garantire la sicurezza delle porte e il controllo degli accessi. 3. Garantire una comunicazione efficiente nella sala di controllo con le persone interessate. 4. Manutenzione degli edifici a fini di sicurezza e protezione antincendio. 5. Partecipare alla risposta alle emergenze del personale. 6. Partecipare alla registrazione e alla diffusione del contenzioso agli interessati. Sette. Comunicazione orale, uso di stazioni telefoniche e ricetrasmittenti. 8. Mantenere buoni rapporti con la direzione, il pubblico o i clienti. Abilità vantaggiose. Comunicazione orale, A. Risoluzione dei conflitti, B. Diffusione orale delle informazioni. 2. Comunicazione non verbale, A. Uso di dispositivi informatici e di comunicazione. B. Utilizzo di rapporti scritti. 3. Relazioni interpersonali, A. Atteggiamento positivo verso il lavoro con tutti, B. Rispetta e segui le linee guida ufficiali. Equipaggiamento di sicurezza. Equipaggiamento personale. Per svolgere correttamente i propri compiti, il personale di sicurezza deve disporre dei seguenti elementi. 1. Taccuino e penne. Il personale di sicurezza deve essere in grado di registrare immediatamente le informazioni sugli incidenti. 2. Torcia elettrica. Usata per pattugliare luoghi bui o durante le interruzioni di corrente con molte batterie di ricambio e lampadine. Stazione ricetrasmittente, per il collegamento al personale di sicurezza in caso di emergenza. 4. Pulsante antipanico, essenziale per le guardie di sicurezza. Questo dispositivo può facilmente effettuare chiamate di emergenza o aiutare altre persone con minacce alla sicurezza. 5. Indumenti protettivi. Il personale di sicurezza deve indossare indumenti impermeabili, stivali di gomma e elmetti per proteggersi da potenziali pericoli. Il tipo di abbigliamento protettivo può variare a seconda della posizione. 6. Abbigliamento da lavoro, abbigliamento ufficiale per il personale di sicurezza richiesto dall'azienda. Attrezzatura funzionale. L'addetto alla sicurezza dovrebbe inoltre essere dotato delle attrezzature e degli indumenti necessari per svolgere i suoi compiti, nonché di altri articoli necessari per svolgere il programma di soccorso. Questo materiale deve contenere i seguenti elementi, a seconda della posizione. 1. Scrivania o altra attrezzatura su cui il guardiano può scrivere i suoi rapporti e garantire la normale gestione della cassetta di sicurezza. 2. Sedili e tavoli aggiuntivi.
per la guardia giurata e per altre persone, ad esempio una persona ferita che deve ricevere il primo soccorso. 3. Armadietti, per riporre libri, documenti e materiali vari. 4. Un orologio, per registrare l'ora di un evento o incidente. 5. Pattumiera, per mantenere il luogo pulito e ordinato. 6. Penne e carta extra. Sette. Telefono. Autorizzazione a ricevere chiamate in entrata e in uscita per contattare il servizio di emergenza se necessario. 8. Telefono di emergenza per ricevere notifiche in caso di emergenza. 9. Armadietto e cassetta portachiavi, abbastanza grandi da contenere tutte le chiavi di sicurezza. 10. Computer. Il computer e le sue periferiche sono diventati parte integrante della sicurezza. Quindi il responsabile della sicurezza spesso può fornire immediatamente tutti i tipi di informazioni. Estintori, componenti essenziali delle misure di sicurezza per spegnere i primi incendi che scoppiano nella regione. 12. Spie luminose. Avvertono i conducenti di un pericolo imminente nei locali dell'azienda, poiché si tratta di un'unità mobile, fornire ulteriori 12 unità. Spie luminose. Per avvertire il conducente di un pericolo imminente nei locali dell'azienda, poiché si tratta di un'unità mobile, fornire luci e batterie supplementari o un caricabatterie. 13. Illuminazione di emergenza. È il sistema di illuminazione di emergenza è molto importante nella cassetta di sicurezza e garantisce la transizione in caso di interruzione di corrente. 14. Lampada di illuminazione, per riparazioni urgenti in aree buie o scarsamente illuminate. 15. Rilevatori di fumo. Oggi sono una parte essenziale della protezione antincendio e dei dispositivi di protezione. 16. Kit di pronto soccorso. Questo dispositivo deve essere controllato regolarmente per garantire che tutti i componenti siano in buone condizioni e in numero sufficiente. 17. Acqua potabile e servizi igienici. Queste strutture dovrebbero essere situate anche nel rifugio di sicurezza. 18. Attrezzatura della cucina, con bollitore, bollitore per tè e caffè, piastra calda o microonde. Se possibile, pensa di avere anche un piccolo frigorifero per mantenere il cibo fresco. 19. Armadietti, per riporre gli indumenti di sicurezza. Contattaci e iscriviti al nostro canale, attraverso i tuoi commenti su questo canale YouTube. La tua partecipazione e le tue idee sono benvenute. Grazie molto. Arrivederci.